è stato un seminario che finora ha risposto in maniera più che soddisfacente a tutta questa serie di domande molto complesse, ed è riuscito a rispondere a tutti i miei cavilli mentali. Per questo sono doppiamente contento, quindi non solo ha risposto a una serie di domande capitali che appartengono all'uomo, alla coscienza umana, ma ha risposto anche a quelle parti della coscienza che sono sofiste e che ribaltano il problema sempre alla fine a sfavore nostro, a nostro sfavore, cercano sempre il pelo nell'uovo e lo trovano. Invece questo seminario è riuscito a diradare anche queste ombre delle ombre, se sono riuscito a spiegarmi. Questo è il secondo anno che conosco Marco, però io già provai l'anno scorso e mi tirai indietro dopo pochi incontri, nonostante la stima enorme che io nutro nei confronti di Marco, perché il lavoro è stratificato, è molteplice e non è facile da accettare inizialmente. Nel momento in cui però tu capisci che è inevitabile questo tipo di lavoro oggi, sei portato a farlo un po' come a respirare, per cui io credo che Marco abbia veramente centrato il problema, quindi questo lavoro triplice, psicologico, culturale, anzi culturale, psicologico e spirituale, oggi è fondamentale, perché effettivamente la psicanalisi non basta più e la spiritualità ha bisogno di essere riscoperta, non in contrapposizione alla psiche, quindi non in contrapposizione alla scienza. In questo caso vanno d'amore e d'accordo, e quindi credo che sia un lavoro che può veramente fare molto bene e che non ha, secondo me, nessun effetto indesiderato, perché lascia liberi e anzi accresce il senso critico. Io sono di natura molto scettico e critico, quindi prima di convincermi non è facile. E ho trovato in Marco un osso duro, nel senso che lui è riuscito comunque a dissolvere tutti i miei dubbi con la sua cultura, la sua preparazione, la sua intelligenza, ma anche il suo lasciarmi libero. E lui non mi ha mai cercato, ma ha aspettato che eventualmente io tornassi. E questa è una cosa che mi è piaciuta molto. Lui lascia una libertà estrema, totale. Questo per me è fondamentale, perché se mi sento coartato, costretto, scappo. Io ho avuto nel 2008, quindi l'anno scorso, un immediato beneficio dalla conoscenza di Marco, quindi non seguendo i corsi, ma parlando con lui qualche volta a casa, qualche volta al telefono, seguendo un intensivo quest'estate, l'estate scorsa, leggendo i suoi libri, io ho avuto immediati benefici per una lunga parte del 2008 e ho avuto il periodo più sereno della mia vita da 16-17 anni a questa parte. Dopodiché ho avuto, come Marco stesso dice, una ricaduta. Dopo una fase buona arriva una fase in cui c'è un ulteriore scalino, e a questo punto ho deciso di seguire i corsi perché ne sentivo di più il bisogno rispetto all'anno scorso. E a parte questo primo sintomo, cioè essere stato benissimo, veramente benissimo, per svariati mesi, 8-10 mesi, ho sicuramente riscontrato una maggiore capacità di affrontare i problemi che mi tormentano, che comunque mi mettono in difficoltà, specie poi considerando che attraverso un periodo della vita particolare, per cui comunque sto mettendo su famiglia, sto cercando un lavoro stabile, e quindi in tutto ciò la presenza di questo lavoro si sta rivelando molto importante. La cosa più importante che mi ha portato a scoprire è che gran parte del male che soffriamo ce lo infliggiamo noi, e mi ha, già adesso che il corso non è ancora finito, in un certo senso liberato. Chiaro poi che la vita non può essere comandata, per cui i problemi, le difficoltà, i guai arrivano. Però intanto cominciare ad attribuirli alla giusta causa è un passo avanti, perché significa pure affrontarli meglio. Quindi sicuramente mi ha schiarito la testa da una serie di accumuli culturali,
apportati della famiglia, della società, dell'educazione a scuola, a dottrina, che avevano comunque creato in me delle false credenze. Questo lo dico tuttora da laico, cioè da uomo che si interroga senza nessuna certezza. E quindi delle due ipotesi, il Dio persecutore o il Dio assente, sei riuscito a individuarne una in particolare dietro le maschere che ci portiamo? Penso di stare messo male perché ce le ho tutte e due. È un classico. Pensavo Dio persecutore, ma anche quello assente non scherza. Non quindi scherza. Sì, sì. Ci abbiamo un bel lavoro da fare. Sì, sì, però almeno già saperlo aiuta. Grazie. Grazie a te, grazie a voi.